Ciao ragazzi e bentornati! Avrete notato anche voi che dopo il mio incontro con My Orfei i total look che ho creato erano veramente migliorati. E allora cosa ho pensato di fare? Ma di incontrare un altro VIP naturalmente. Quest'oggi ragazzi avremo a che fare con un ex velina che in quanto a look strabilianti la sa veramente lunga. Ma chi è? Ciao, sono Claudio! Scusami, non ti conosco, la pizza? No, ma che pizza è pizza? Ma che vera, ma che capricciosa, apri, sono Claudio! Non ti conosco! Dai, fammi salire! Va bene, dai, primo piano, prego! Ah, così ci sta, andiamo! Signore e signori, Vera Asuskina! Wow! Ragazzi, Vera naturalmente stava scherzando perché mi ha riconosciuto, vero? Ma certo, tu sei quel Claudio di Olmoda, che va sempre a rompere i VIP e vuole sempre guardare i nostri armadi. Hai tolto i tuoi vestiti rovinati perché adesso andiamo a curiosare il tuo armadio. Andiamo. Il tema della nostra puntata è il viola. Ti vedo già vestita di viola, quindi capisco che sei una ragazza alla moda, o sbaglio? Sì, penso anch'io, guardami. Vediamo se altri capi. Non so se trovi, sai. No, non viola? Ce li ho soltanto questa maglietta. Una magliettina sportiva. Ma sei anche tu della scuola che il viola in TV ma porta sfiga? Ma sai che in televisione dicono che appunto, porta sfiga. Esatto. Quando lavoravo a Striscia la Notizia, Antonio Ricci non voleva mai che noi iniziamo questo colore, non sapevi? Quindi seguendo le tendenze. Eppure una volta, quando abbiamo messo, io ho sbagliato il stacchetto. Viceversa, tu hai un vestito che ti porta particolarmente fortuna, di certo, sai? Certo, ce l'ho, guarda. E questo vestito qua? Fortunata. Sto bene dentro questi vestiti. Vediamo Vera se sei alla moda anche con le scarpe. Quest'anno va la punta rotonda. Le scarpe non mi mancano. Vedo la Vera più preparata sulla scarpa, eh. Vera, vedo qui un accenno al viola sulla scarpa. E qua vedo un altro pezzo, ma cosa, si smonta questo? Allora, questo pezzo. Brava Vera. Ti piace? Molto. Beh. Andiamo sul sexy. Vediamo che capi sexy hai. Dobbiamo parlare anche della biancheria intima. Certo. Cos'è che mi sfoggi tu? Un bel pizzo? Allora, vediamo. Cosa mi serve se per caso mi perdo? Così faccio e ti ritrovi su. Ma guarda che idea è carica nostra Vera. Mi dai molto chiara. Adesso devo metterti alla prova. Devi crearti un total look da sola in base a delle dritte che ti do io. Quindi stasera hai una serata di gala con una persona molto molto importante a cui tu tieni particolarmente e magari vuoi fare pure colpo, visto che la biancheria ce l'hai. Però aspetta, non devi farcelo vedere adesso. Per noi sarà una sorpresa, Vera si prepara e noi la vedremo tra poco. Signore e signori, Vera versione sexy! Come mai, Vera, nonostante volevi essere sexy, non hai usato il vestito, quello un po' più osè, quello a rete che avevi fatto vedere? Ma sai perché? Non mi sento troppo nuda, preferisco non ti sento avere a tuo agio. Un... Sì. Comunque sei molto sexy anche così. Sì. E se vuoi dare un suggerimento alle nostre amiche a casa per essere veramente sexy, cosa gli puoi raccomandare? Io preferisco, diciamo, per essere sexy, indossare un vestito lungo, nero, con bel décolleté, semplice. Qualche altra raccomandazione? Certo, se vogliamo esagerare? Vera mi sa una più del diavolo. Noi ci vediamo la settimana prossima e ricordate, non chi vuole essere bello, mai. Lo sia!